si parla, si arriva appunto a qualcosa che si sta contraendo e che sta andando, e però comincia anche a girare, si comincia anche a girare perché questi blocchi hanno una certa rotazione. Questa rotazione mano a mano che si contrae aumenta, è un effetto noto che in fisica si chiama osservazione del momento angolare, poi lo studierete più avanti, e cominciano a girare sempre più vorticosamente. Questo è il processo che è all'origine della formazione del disco. Questa è la fase protostellare, non è ancora stella perché non si è accesa. Questa è una sfera calda essenzialmente, che viene circondata da un disco intorno a causa appunto di questo processo fisico per cui la materia che cade gira sempre più velocemente, e questo disco comincia a nutrire la stella. La materia passa attraverso il disco e fa crescere la massa della stella, quindi la stella nasce piccolina e poi la sua massa continua a crescere. A un certo punto la massa della stella non cresce più e si forma una stella del Sole, oppure 10 volte il Sole, oppure 50 volte il Sole. Non si sa bene che cos'è che definisce la fine di questo processo di accrescimento della stella, ma a un certo punto qualcosa termina questa crescita della stella. Però, come dicevo prima, non tutto quello che il disco trasporta di materia finisce nella stella, non tutto gli fa crescere la massa, una parte, una frazione consistente, circa un terzo, viene buttata verso l'esterno e forma questi due getti che abbiamo visto nella figura di prima. Quindi siamo arrivati a questa fase qua, siamo già un pezzo avanti e abbiamo la stella, la protostella, i due getti nella direzione opposta e quella cosa arancione in mezzo che schematicamente rappresenta il disco. E questo è più o meno quello che abbiamo visto nelle immagini di Orione, quello che vediamo quando si studia delle regioni di formazione stellare. Questo è un cartone animato, ovviamente, perché non è possibile ovviamente avere questa capacità di vedere le cose attualmente, e fa vedere come appunto la protostella circondata da questo disco di materia, e se ci fate caso ci sono anche due abbastanza poco evidenti getti di materia in direzione opposta. Al centro c'è un buco, perché cosa succede? La stella è così calda che distrugge la polvere, quindi la polvere si trova soltanto ad una certa distanza dalla stella. In pratica la polvere sublima, cioè passa dallo stato solido allo stato gassoso, che è distrutta, e quindi vediamo soltanto, cioè non vediamo, ma la parte centrale è occupata da gas, mentre la parte esterna è gas più polvere. E avete notato, forse si vedeva, vediamo se posso farvi vedere, avete notato come la rotazione sia abbastanza particolare. Questa si chiama, in questo caso, una rotazione kepleriana, perché è proprio simile a quella che hanno i pianeti che seguono le leggi di Keplero nel nostro sistema solare, cioè la parte interna ruota più rapidamente della parte esterna. Ho preso il numero più aggiornato che fosse disponibile, tutti i pianeti scoperti intorno ad altre stelle, siamo quasi a 500 e ancora se ne scoprono, pochi somigliano al sistema solare, quasi nessuno. Questo si ritiene sia un effetto di selezione, cioè noi con gli strumenti che abbiamo oggi possiamo solo vedere dei pianeti molto grandi, quindi Giove o qualcosa di più grande ancora di Giove. Quello che riusciamo a vedere quindi sono situazioni rappresentate nella figura sopra, un pianeta grande molto vicino ad una stella. In questa maniera i nostri telescopi, tutte le tecniche che vi ho detto, sono in grado di rivelare. Il sistema solare è fatto in maniera completamente diversa, ha i pianeti giganti, lontani, e invece ha dei pianeti terrestri, rocciosi, abbastanza vicini. Siamo al limite di poter osservare, con le tecniche attuali, altre terre. Cioè, probabilmente nell'arco dei prossimi anni si comincerà a scoprire non solo Giovi, ma anche terre. E già un candidato c'è, ve lo faccio vedere, anche se ovviamente è un... ecco, qua questo è il candidato migliore, che è un cartone questo ovviamente, perché non è che uno ne fa un'immagine, come vi ho detto, estremamente complicato, ma ricostruisce, il pianeta sta sulla destra, la stella è un'ala rossa, cioè una stella più piccola del Sole, e questo pianeta è un pianeta di 3-4 volte la Terra, quindi una quasi Terra. E quello che è interessante è che questo pianeta si trova entro la zona di abitabilità di quella stella, che come avete capito, quello che ho detto prima, è più vicina, perché la stella è più piccola. Quindi
questo è uno, ce n'è un altro paio di candidati, ma insomma stiamo veramente al limite di poter veramente vedere altre terre, che è una cosa abbastanza sorprendente. Quando io ho cominciato a studiare astronomia, i pianeti solari ce n'era uno e neanche si pensava che fosse imminente la scoperta di altri.